Ci troviamo nel quartiere di Porta Nuova a Milano, in uno dei luoghi divenuti ormai iconici e simbolo della città che guarda con ottimismo al futuro. Noi siamo nel Parco Biblioteca degli Alberi, un parco inaugurato nel 2018 e che ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Pete Audolf, soprattutto per quanto riguarda l'allestimento delle grandi bordure di graminace che caratterizzano questa installazione. All'inizio si nutrivano diversi dubbi sulla scelta delle specie vegetali impiantate. Il parco, infatti, come dice il nome stesso, è una sorta di giardino botanico, ma aperto all'interazione con il pubblico. Molte delle piante scelte, quindi, non sono piante autoctone, ma provengono da varie parti del mondo. Bisogna dire che ad alcuni anni dall'apertura le piante sembrano essersi ben acclimatate e quindi da questo punto di vista il progetto si può definire ben riuscito. Ciò che ci si potrebbe invece chiedere è fino a che punto il Parco Biblioteca degli Alberi presenti delle peculiarità che lo leghino al contesto in cui si trova, in particolare a Milano e all'Italia. Da questo punto di vista si possono rintracciare pochi elementi che richiamano il grande giardino italiano o comunque la storia della città in cui ci troviamo. Del resto però, se l'architettura del paesaggio è architettura tout court, ma realizzata con mezzi espressivi diversi, bisogna dire che l'esperimento è riuscito. Lo stesso sviluppo urbano di Porta Nuova, infatti, non si prefigge tanto lo scopo di portare l'architettura italiana e lombarda in particolare nel XXI secolo, quanto quello di porre Milano in comunicazione con altre città internazionali. Quindi si tratta di un tentativo di portare Milano sulla scena internazionale, andando a creare un ambiente, un quartiere caratterizzato da un respiro profondamente internazionale, se vogliamo anche influenzato dalla globalizzazione in atto. Da questo punto di vista, il Parco Biblioteca degli Alberi sviluppa molto bene questo tema e quindi costituisce un compendio ben riuscito all'architettura del quartiere.